Ciao ragazzi, io sono Fasi. Oggi siamo su Minecraft. Questo è il mio personaggio, vi piace? Carino, eh? Oggi siamo su Minecraft e io ci voglio portare la sedia, cioè tutta la vanilla. Non so fare ancora bene una vanilla, però cercherò di fare una casa bella. Comunque, mettete mi piace, iscrivetevi e vi lascio la visione. Allora, iniziamo a giocare a Minecraft. Creiamo un mondo. Sopravvivenza, bene. Lo chiamiamo Fasi 2011, eccola. Poi mappa di avvio, cassa bonus. E scusate ragazzi. E crea. Ragazzi, in questi istanti vi voglio dire che se qualcuno dovrà vedere questo video, perché da quello che so lo vedono in pochissimi video che faccio, c'è anche l'altro canale dove faccio le canzoni con il mio amico, quindi andatevi ad iscrivervi a quell'altro canale e ci siamo. Benissimo, la casa qua è nostra. Azzarola, pure una ascia di pietra. Ci stanno legna, mele, cose, amblimblo, cose, tante cose, pesce, pane, tutto quanto. Benissimo, io raccatto sempre tutto, anche le torce. Ma siamo spawnati in una palude, ma non è possibile. Dai, ma io non voglio vivere in una palude. Che palle, ragazzi, ma che palle, ma perché dovevo spawnare nella palude? Nella palude, che bel posto. Ma dai, nella palude no. E allora mi distacco un po' dalla palude, no, ma sono proprio delle isolette. Ma buon Dio, ma ragazzi, che bel mondo. Ragazzi, ma è brutto poi fare la casa. Oh, c'è la casa delle streghe. Almeno. E magari mi potrei mettere qua, non lo so. Vabbè, inizio. Prima di tutto c'è una casa delle streghe che io vado subito ad ammazzare. E buongiorno anche a lei. Aia. Non si allevelenano le persone, maleducazione. Allora, sono la red. E basta. Ah, una crafting. Nient'altro. Mamma mia, che cane schifo. Almeno ci pigliamo il legno. Del peto de Franco. Io le streghe le chiamo Franco. Peto, perché questo legno sembra fatto col suo, lasciamo stare. Benissimo. La casa la smonto dopo. Prima smontiamo. Ma ok, ho capito che Minecraft ha le leggi della fisica un po' strane, ma così no. Cioè, come fa un calderone a sorvolare il cielo? Va, la strega l'ha attaccato con la colla? Vabbè, non mi faccio così tante domande, che forse non vedete i miei video perché sono troppo lamentoso. Può essere vero, dai. E ogni tanto vi do ragione. E togliamo sempre ste erbacce scassamarocce. Dovrebbero mettere una nuova fisica che quando distruggi tutto il tronco, non piano piano come è di solito, ma velocemente. Qua non abbiamo tempo da perdere. È vero, raga? Mo ci dobbiamo mettere 50 ore. L'anima di Dio. Quanto tempo. Perché tutto sto tempo? Adesso sprechiamo metà del video a togliere le erbacce.
Questa volta lo faccio dopo. Madonna, ma era un albero enorme. Bene. Bene, bene, bene. Togli sto blocco che dà fastidio. Beh, io direi di farla qua. Facciamo una... Ok. Metti la mappa dove siamo. In un luogo sperduto dal demonio. E credo che lì ci sia finalmente della terra buona. Andiamo a controllare un attimo la terra buona. Che non si sa mai... Se là c'è una pianuccia, pecorella, mi servi per fare il letto. Ferma. Grazie per la lana. Sono un blocco. Oh, dai, è più accogliente. Ma molto più accogliente. Dai. Guarda, sulle montagne. Là c'è pure... Cos'è? Che bella montagna! Ragazzi, avete visto quella montagna? Che cavolo è quella montagna? Mi voglio mettere sotto la montagna. Basta. E poi sopra la montagna ci faccio un castello. Anzi, già mi metto sopra la montagna, che così sto avvantaggiato. Ragazzi, questa cosa di mettermi sopra la montagna, e la montagna era così... Mi ricorda il mio primo mondo di Minecraft, che praticamente mi ero stabilito su una montagna più o meno come questa. Non c'era tutta sta grande cosa di rocce, madonna di Dio. Come ci arrivo, mo io? Mo? No, dai, no. C'è pure del fiero e del carbonio. Ma dai, ma... Vabbè, mi metto sotto. No, anzi, mi metto là, che sennò c'è troppa ombra. Amen. No! No! Ragazzi, no! E mo! Aspetta! E mo come mi oriento? Allora. Com'era andato? Aspetta! No, raga! Ma avevo nuotato per andare, no. Era andato di qua. Sì, aspetta, era andato di qua, sì. Se trovo dei resti di un albero sto andando in direzione giusta. Credo, spero. Noia. Ma poi sono caduto da tipo un metro, come ho fatto a morire? Ok, qua è stato... C'è stato appena un accoppiamento di polli. Mi dissocio. Ma io spero che sto andando in direzione corretta, perché sennò mi butto giù dalla montagna. Quindi... Forse sto andando in direzione corretta. Forse, dico forse. Ma forse. Dai, avevo trovato un luogo buono. No, aspetta. Sto perdendo. Oddio! Forse ne ho trovato un altro, oppure è da dietro, non lo so. Vabbè, dai, poco male, ne abbiamo trovato un altro, c'è la lava, madonna, bestemmio, però. Però. Dai, c'è pure un fiore blu, che bello. Che bello, questo non lo voglio. Vabbè, sta più o meno sempre in palude. Magari la nostra roba sta là. Vabbè, non è possibile, ma che palle. Ma ogni luogo in cui devo andare è pericoloso, scusatemi. Vacca, mi servi vacca, non rompere, muori. Vacca, ti butto, grazie. Dai, adesso mi devo scalare tutto con le mani. Faccio già una crafting. Così sto avvantaggiato. Magari... La parte della notte... Alla parte della notte chiudo. Mi creo una piccola baita. E poi faccio un altro episodio, raga. Cioè, non è che lo cambio, no?
che cioè faccio un altro episodio proprio, magari domani. Ah, se sentite la mia voce un pochino strana, è perché ho avuto un mal di gola forte. Mi dispiace. Se sentite male la mia voce, mi dispiace, ma credo che sia abbastanza uguale. Vabbè, sarà un pochino più roca, però. Allora, adesso... Ah, ma che bel posto. Che è la savana, perfetto. Dai, aspetta. Adesso devo ritrovare quella montagna. Se di là mi ammazzo. Se di là va bene, se di là può andare bene... Aspetta, ma quella zona non è savana. Finalmente! Me ne vado via da sta cosa. Finalmente, ragazzi, finalmente. Che viva, evviva, festeggiamo. Oddio! Tre pecore, posso farmi il letto? Se, mi serve la vostra lana. Non c'ho le cesoie, mi serve... Dovete morire. No, no, aspetta. Che si sta facendo notte, no? Aspetta, devi morire in fretta, dai, veloce. Mi dispiace, sei pure un animale carino. Però non voglio stare con gli zombie, meno male. Raga, facciamo una speedrun a letto. Aspetta, allora. Tang. No, ok, fai qua. Letto, 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 veloce, letto, veloce, pazza. Oh! Mamma mia, che pro gamer! Che pro gamer! Faccio un pochino, forse non si vede. Eccola, figlia del letto, figlia del pure la crafting. Un cagnolino! No, aspetta, un cagnolino c'era. Cagnolino! Cagnolino! Cagnolino, che cagnolino! Cagnolino, che cagnolino! Che mal di gola. Madonna, quanto si dura a schiattare! Sto morendo di fame. Mangiati le cose crude. Ecco, ho già finito la carne di bovì. Che paura. Dai, una pianura vicino a sta foresta gigante. Ma sei una T di astronave, sei gigante. Non ho soldi per il bip, per cifre. Ti prego, dai! Prego, dove stanno le pianure? Ma ha appena cagato un figlio! Madonna! Allora, o stava allattando o l'ha appena cagato. Che madonna! Ma io mi devo piazzare sul fiume! Ma mi devo piazzare sul... Ah, finalmente una pianura! Sciapa! Evviva! La terra dopo il diluvio universale, che il diluvio di circa. Amen! Benissimo, adesso se non muoio posso farmi la casa. Ecco, sono 25, mamma mia, ammazza. Scava, scava, scava. Basta, scava, 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 basta. Scava, 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 Cristo. Bene. Colpa di tosse, scusate. Ehi, mucca. Ehi, vacca, ti devo tirare questo bastone sulla testa perché hai fatto la cattiva. La cattiva hai fatto. Ai. E muori. Quanto sei? E quanto si dura schiatta e mor. Bene, togliamo l'erba, bollina, bene, abbiamo anche dei semi, semini, pinini. Perché c'è cresciuto? Qua l'allevamento. Benissimo, allora, iniziamo. Mi sposti anche per coso, per favore? Allora, io raga, vorrei fare... una specie di condominio a castello, condominio a castello, non come letto a castello che ce ne sono due, ma una specie di condominio rettangolare, ma proprio che è tipo un castello.
Cioè, tipo, fuori sembra un condominio un pochino barricato, però poi è un castello dentro. Capito? Quindi, sarà una specie di condominio. Le porte le faccio di qua, è finita la legna, ho scavato come non so chi, e ancora me ne serve, ma davvero? Ma sei stupido. Sono stupido scavando con le mani. Sarebbe meglio farmi un piccone? Forse sì o forse no, forse non lo so, forse sono stupido. Ho sbagliato, non dovevo, mi devo ammazzare, soltanto questo devo fare. Che rapper. Vabbè, questa era... Vabbè, che schifo. Uno, due, se non basta mi suicido. E vabbè, però... No, quanta erba devo togliere prima di fare sta benedetta... Allora, questa è maleducazione mentre parlo! Questa è maleducazione. Ah, il sapore è buono, il sapore della morte di questa pecora brutta. Oh, adesso se Dio vuole abbiamo completato solo il perimetro. Uffa! Adesso completiamo il perimetro della porta. Come si calcola? Mi ricordo, ma adesso non c'ho voglia di ricordarmelo, quindi per adesso non me lo ricordo. Poi, allora, il pavimento lo voglio fare in pietra, che a me piace fare sempre il pavimento in pietra, anche negli altri mondi, perché questo è stile, ragazzi. Ma c'ho solo tre di legno. Ah, meno male che si è spaccato mezzo, perché sennò mi incazzava ancora di più. Ta 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 ta. Ah, comunque vi ricordo che d'inverno, o forse in autunno, perché i serpenti se ne devono andare a dormire e io mi devo comprare l'attrezzatura. Ciao gallina. Andrò a fare il safari, tipo, del bosco accanto alla mia casa che avete visto. È pieno d'erba, porterò delle cessoie, forse, non lo so. Era un adulto? No, certo che no. Però se viene, mi vorrei piuttosto buttare. Poi, le finestre le facciamo 4x4. Poi. Madonna, ma io... Ma non è possibile, ma quando... Ma non ho preso niente, ma sono proprio scemo. Sono scemo. E scavando la legna che Dante trovò come si chiamava, non so ancora le medie, come Alice, no, Gabriella, no, come cane si chiamava, Beatrice, ecco, finalmente. Quanto sono scemo. Quanto posso... Solo 20, mi ammazzo. E con 20 mi ammazzo, che devo fare? Stupida gallina, stupido pollo, sei uno stupido... Ciao pecorella. Come vuoi un bastone? Mangia il bastone. Non so se sia salutare, ma mangia il bastone. No, ma sei troppo... Benissimo, quelli si tolgono da soli, prima o poi... Sì, però metti. Ok, facciamo un'altra finestra 4x4 proprio in questi due blocchi. Così, beh. Aspetta, ecco. Amen! Io con la mia mira del caspita. È finita, se... Madonna, ma devo... Ma portatemi un carico, una carriola. No, una carriola. Andrebbe bene una carriola. Ecco, porto te, ti metto tutto il materiale in sto pelo folto che c'hai e ti porto.
Poi puoi anche morire, secondo me. Non guardare. Maleducata! Sei una maleducata, brutta. Sei una brutta maleducata. Non si fa! Ma tu vai, è pieno di erba. Adesso vado nella foresta in cui mi ero perso mezz'ora. Ok, per adesso mi metto il letto qua, poi lo cambio posto. Ragazzi, temporaneo quel letto là. Dopo lo coloro. Adesso ci metterò solo mezz'ora per prendere del santo benedetto legno. Io lodo l'albero, l'albero, anche se lo sto spaccando male. Ma perché forse c'ho questi su Minecraft a spaccare un intero albero a pugni? Vabbè, piano, ma non riesce a fare. Benissimo, fanno. Benissimo. No, me li devi mettere. Benissimo. Abbiamo finalmente la nostra prima arma / raccoglimento. Ragazzi, no, no. Non so se posso tossire, perché non vorrei che a voi dà fastidio, sta calando la notte, Dio solo quanto sono incazzato. Non riesco manco a pia la legna, la crafting. Sono pure lento come uno schifo. Cagnolino, ti verrà a prendere prima o poi. Madonna, corri, sei lento. Sono lento. Ma quante vacche spawnano qua? Quante vacche, pecore, galline? I maiali ce ne sono poche, ce n'è solo uno là e basta. Fammi a dormire, che sennò sputano i mob. È troppo distante, ma come. Venos. Fammi mangiare lo schifo vivente. Al mattino Ivan cosa fa? Va a prendere come sempre la rena. Ma sono 5 blocchi, ma io ho triturato 40 alberi. Cioè, vabbè, erano solo 2. Hanno triturato 2 di... perché un po' di non ho usato per fare la fiera. Ah, di... Tagliata. Sono stupido, ve lo lascio. Adesso devo disboscare, madonna. Madonna. E taglia. Tagliatata. Sono le tagliatelle di albero di faci. Sono proprio buone. Ti fanno venire gli alberi in bocca. Le tagliatelle di alberi sono qui. Sono qui per te. Mannaggia, anche a te. Vabbè, ma... Scusate, voi, allora, voglio capire, voi dove state nascoste e poi uscite allo scoperto per farvi ammazzare? Non lo so io. Ah, ragazzi, questo pezzo di televisione non si vede, perché la devo reimpostare, perché è successo qualcosa di brutto l'ultima volta. Cosa stai facendo? C'è una mucca che sta facendo cose strane. Beh, scava la legna, bene, bravo. Scava anche quest'altra legna, aman. Quanti blocchi c'ho, ma ce la faccio a farmi uno sta... Ah, ascia fa. Adesso, se Dio vuole, posso costruirmi sta casa? No. Questo lo voglio fare proprio alto, magari ce ne faccio anche un altro e poi lo unisco.
Ho un'idea, aspettate ragazzi. Se poi ci facessimo un altro edificio che poi alzando e alzando si congiungono, cioè sarebbe bellissimo. Aspetta che adesso devo prima finire il muro iniziale, ecco. Ah! E poi fare tutto il legno sarebbe brutto. E questo è il problema. Ivan costruttore si mette all'opera in questo caldo che c'è qua a Napoli. Io sento caldo, ragazzi. Fa che sarebbe per il mal di gola che mi ha causato anche altri problemi. Quanto dura sta cosa? Quasi finito. Ultimo, vabbè, c'è un altro 53. Ah! Faccio schifo. Guardate che non posso avere gli effetti, non so, non ho ancora capito il perché. Ah, madonna. Qua, qua. Qua. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te ho fatto finalmente il primo piano. Bene, il primo. Bene, giusto, devo mettere la crafting. Mettiamo qui. Allora, devo fare la porta. Come si fa una porta? Aspetta, mi posso fare i pantaloni, una cosa, un'altra cosa, cosa su qua, i tappeti, no anzi fammi il tintante tintini, fammi il letto azzurro, che carino, veramente carino, dai, do un tocco di colore a questo schifo di casa. I pantaloni indossateli. Guardate quando io non... Bene, dalle ali, c'ho la testa di zombie di Call of Duty Black Ops. E la maglia è bella, c'ho la mascherina del Creeper e le orecchie da cane. Che bello. Allo. Pare papà. Che dove? Ok, devo andare a prendere altri 14 anni di... Devo perdere altri 14 anni per prendere il legno. Argiala, ma ci metto un'aria. Scava per la quarantesima volta, anzi, ma che quarantesima, è troppo poco. Quadrillionesima, ecco. Che poi secondo me i boscaioli adesso se giocano a un videogioco giocheranno a Minecraft, ne so sicuro. Amen, fatto. Ciao piccolo porcellino, ti schiaccio il naso. Vai via, ti picchio, via, mi fai paura. Fai paura. Cosa vuoi? Mi vuoi attaccare? Mi vuoi attaccare? Sei un cattivo maiale. È scomparso. È diventato Naruto. È scomparso. Quanto c'ho? 36. Spero che posso fare finalmente una porta. Una mela, mangiamo la mela. Quanto mi dà? Due biscotteche. Però non è possibile che mi danno due bistecche di fame. Ah, che carino, ti sei incastrato. Yeah, adesso puoi uscire, vai, sei un pollo. E vabbè, ma va pure te, però vai, scappa, vai per favore.
Ma fai schifo proprio, ma muori. Dopo questo lo devo chiudere. Posso farmi una benedetta porta? Sì. Poi, dovrei. Poi pago voi, faccio un cartello casa diva. Di Faci, devo dire. Io il mio avatar lo chiamo Ivan, perché è un bel nome, Ivan. Poi Padroi. Poi Roy. Poi vi posso mettere un cazzo di nulla. Aspetta, ma prima mi serve la pietra. Ah, perché sennò devo ritogliere le porte. Ma noia. Famo un porcone, una pala e andiamo a scavare. Adesso divento per un attimo Bares. Ok, adesso sono diventato Bares. Sono Bares e mo divento napoletano. Mannaggia, mo sul napoletano. Sul napoletano, mannaggia. Adesso divento italiano classico. Ok, adesso sono italiano. Bene. Nella pozza non vado a scavare perché se no ci metto gli anni. Là c'è un lama. Che bello, cacca. Che carino. Forse porterò anche un video di Fortnite. Chi lo sa. Però voi mi dovete scrivere perché io vi voglio bene, sì. Però anche voi mi dovete fare un piacere. Finalmente abbiamo raggiunto sta pietra. Adesso ci do. E mica è fortuna che culo sfondato ho trovato già il carbonio. E mica botta di culo. Benissimo. Ancora. Ma che giorno fortunato. Vabbè, giorno fortunato prima no, prima ho perso tutte le mie cose, ho perso pure la mappa. Me ne metto a pigliata. Tanta perché... Perché ragazzi era tipo una cosa a quattro piani. Vabbè che non la userò tutta per tutti e quattro piani, però sta iniziando a calare il sole. Benissimo, vado. Quante ne ho presa? 19, non servirà a niente. Ma intanto pigliamo intanto mettiamo questo. Solo quelli della porta, poi faccio una bella fornace per la pezza italiana. E modo a dormire perché letto è troppo distante. Aspetta. Episodio di Minecraft con un letto in mano e una porta da notte, anche in mano, sono stupido io. E se il video vi è piaciuto mettete ovviamente mi piace, iscrivetevi, spero che la visione vi sia piaciuta e grazie per aver visto. Ciao!